Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vi portiamo ad Ortigia al G7, dove si è parlato di riso. Ospiti di questa importante manifestazione internazionale, Ente Nazionale Risi, Fiera del Riso di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela del Vialone Nano. Naturalmente si è parlato di riso anche con il ministro Francesco Lollobrigida, al quale abbiamo chiesto com'è la fotografia del settore risicolo in Italia in questo momento storico. Intanto voglio complimentarmi davvero con la Presidente Bobba, con tutto l'ente Risi, col Consiglio d'amministrazione, con il direttore, con tutti quelli che producono riso in Italia da generazioni, perché la qualità che esprime questo mondo è una qualità rara, che poi uno ritrova nel prodotto. Il riso italiano è il miglior riso, il più apprezzato in tutto il mondo, perché i piatti vengono meglio, semplicemente incontrano il gusto del cosiddetto consumatore, che in realtà non è una macchina, quindi consuma quello che gli piace, è una persona che sceglie. Un osservatorio ideato da Fiera di Isola della Scala in collaborazione con il Consorzio di Tutela IGP del Nano Vialone Veronese, che ha riscosso subito un grande interesse e il supporto dell'Ente Nazionale Risi. Ne abbiamo parlato insieme alla sua presidente Natalia Bobba. L'osservatorio collabora da alcuni anni con Ente Risi e quindi grazie a loro noi abbiamo un po' il polso della situazione a livello di consumi, cosa preferisce la gente, cosa consuma, e quindi questa collaborazione è valida, interessante e intendiamo continuare nel tempo. La stretta di mano a cui si allude è molto bella, è molto intensa e mi piace particolarmente perché il riso è riso a 360 gradi, quindi dal Monviso, io dico al Delta del Po, per passare alla Toscana, alla Sardegna, dove c'è una bellissima realtà, la piana di Sibari in Calabria, e abbiamo scoperto quest'anno che anche in Sicilia viene coltivato il riso. È importante perché se il progetto prenderà sostanza, e mi auguro proprio di sì, ci sarà anche un bello scambio tra chi ha molta esperienza nel realizzare una fiera promozionale come Isola della Scala, che ormai sono 56 anni di fiera, con una neonata, possiamo dire così, fiera che prenderà anima e corpo a Vercelli nel 2025, nell'autunno 2025. L'Osservatorio nazionale sul consumo del riso in Italia ha destato sicuramente grande interesse da essere presentato al G7, un punto d'arrivo ma anche un grande punto di partenza. Ne abbiamo parlato insieme a Roberto Magnaghi, direttore di Ente Nazionale Risi. È emerso che il mondo del riso è un mondo di conoscenza. Siamo contenti di aver creato questo osservatorio con l'Ente Fiera Riso della Scala e il Consorzio di Tutela del Nano Vialone Veronese, perché è veramente un punto di incontro, un punto di discussione per cercare di capire cosa ancora fare per migliorare le conoscenze del prodotto. Si fa presto a dire riso, dietro al riso c'è un mondo, dietro a questo mondo ci sono varietà, dietro le varietà c'è un mercato. Quindi lavorare per la filiera attraverso quello che potrebbe essere una conoscenza scontata, ma non lo è, io ritengo che sia molto, molto importante. Il legame di oggi tra la salute e il benessere è un messaggio fondamentale. Molti giovani oggi hanno bisogno di nuovi valori. Il valore del mangiare sano è un valore importante e mangiare sano, un prodotto sano e sostenibile con il riso, direi che è la miglior cosa da fare. Come nasce l'osservatorio sul consumo del riso in Italia e perché è diventato in così poco tempo un punto di riferimento per la filiera del riso? L'abbiamo chiesto a Roberto Venturi, che è amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala. L'Osservatorio sui consumi del riso è nato da una collaborazione felice fra Ente Fiera d'Isola della Scala, Consorzio di Tutela del Nano Vialone Veronese IGP ed Ente Nazionale Risi. Offre sicuramente una visione ed uno spaccato sul mondo della risicoltura e dei consumi del riso. È sicuramente qualcosa di importante per noi perché ci consente di capire i trend dei consumi degli italiani con riferimento al riso. E quindi questo ci offre anche l'occasione per poter stringere una collaborazione importante con altre zone del paese di ampie coltivazioni di riso, come il Vercellese.
Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio siamo ospiti di Casa Contemporanea di Habitat 83, che dal 5 di ottobre sino al 9 di novembre ospita una personale di Federico Gori. Uno spazio, quello di Habitat 83, molto particolare, ma soprattutto particolare la mostra che vi andremo a presentare. Il tutto ce lo facciamo raccontare dal direttore artistico Zeno Massignan. Habitat 83 è strutturato in varie parti. Una di queste, la Casa Contemporanea, è il contenitore che si occupa dei progetti espositivi. Da quest'anno, in collaborazione con una curatrice di Napoli, che si chiama Annalisa Ferraro, lanceremo il primo format di un progetto che andrà avanti per 12 mesi, sperando che poi possa proseguire nel tempo. Questo consiste in un percorso espositivo, in una mostra vera e propria, che, partendo da una tematica urgente, possa sviluppare, con la sintesi artistica, un progetto di tipologia museale, quindi con grande installazione che possa raccontare questa tematica con la sintesi e la ricerca dell'artista. Però l'idea è anche quella di strizzare l'occhio al mercato. Per farlo, invece che lavorare con il grosso collezionista che sempre di più è limitato a livello numerico, si è pensato di chiedere all'artista di lavorare su un'edizione numerata che fosse totalmente riconducibile al progetto espositivo e quindi che vivesse di questa forza, di una mostra strutturata e di un libro che verrà scritto e ideato appositamente. E partendo da questa tematica si sviluppi un'edizione che può andare dalla grafica alla stampa ma fino all'oggetto più impensabile, che vada a raccontare il progetto e che possa essere acquistato ad un prezzo basso da chiunque lo possa vedere come qualcosa di interessante per sé, per il proprio arredamento o per avvicinarsi ad un artista che si pensa che possa crescere o che comunque abbia una ricerca interessante. Cosa dobbiamo aspettarci dalla mostra Devenire? Il titolo della mostra è Devenire. È una mostra personale di Federico Gori, un artista di Pistoia. La curatrice si chiama Annalisa Ferraro e, portando avanti questo progetto, una componente interessante è che l'esposizione è al nord, l'artista è del centro Italia, la curatrice è del sud, quindi andiamo a toccare tutta la penisola. Inaugurerà il 5 di ottobre e dalle 12 fino a sera tardi, quindi sarà sempre aperta per tutta la giornata di sabato e rimarrà aperta fino al 9 di novembre. Per la settimana successiva, che ospiterà la Fiera d'Arte qui a Verona e ci sarà la Verona Art Week, saremo sempre aperti tutti quanti i pomeriggi, quindi le possibilità di visitarla saranno numerose. Speriamo al termine della mostra, come evento di finissage, di riuscire a presentare anche il libro che la possa poi raccontare. Nuove generazioni e arte, oggi abbiamo il piacere di ospitare Annalisa Ferraro, curatrice della mostra Devenire di Federico Gori, che ci racconta innanzitutto come è nata la sua passione per l'arte e come si diventa curatrice. Sono diventata una curatrice di mostre d'arte in realtà un po' per caso. Ho iniziato nel 2009 quando studiavo ancora alla triennale alla Federico II di Napoli. Studiavo cultura e amministrazione dei beni culturali e ho incontrato dei curatori d'arte nel mio percorso. Andavo a visitare una mostra e mi sono innamorata in realtà della fase di disallestimento di una mostra. Ho imparato a conoscere dopo le fasi successive, quindi come si costruisce una mostra e come si allestisce ancora prima di disallestirla, e da lì dal 2009 ho iniziato questo percorso, prima come assistente di curatore e poi dopo come curatrice indipendente. Nel frattempo mi sono laureata in storia dell'arte sempre all'Università Federico II di Napoli e ho continuato su questa scia, quindi di mostre indipendenti ma anche di collaborazioni con altri enti, con associazioni lungo tutto il territorio nazionale: Milano, Roma, Cosenza, Matera, e ho lavorato un po' in tutta Italia appunto organizzando mostre personali o collettive. Come scegli le opere principali da esporre? L'abbiamo chiesto sempre a Annalisa Ferraro. Le opere di una mostra vengono selezionate in un modo che in realtà parte dalla conoscenza dell'artista, quindi
si va sul suo sito, si cerca un po' cosa ha pubblicato in Instagram, si salvano magari in periodi lontani rispetto alla mostra in sé, si salvano opere che sono interessanti, progetti che sono interessanti, che possono essere compatibili con il modo di strutturare una mostra per quel curatore. Io ho decine e decine di artisti salvati tra Instagram, Facebook e email, portfolio di un artista e di un altro, e salvo tutto quello che mi interessa in periodi che appunto non sono magari neanche di progettazione di una mostra. Poi pian piano i tasselli si uniscono e quando viene fuori un concept, una progettualità, improvvisamente quell'artista che hai salvato ti riviene in mente e ti rivengono in mente le varie opere che ti hanno colpito. E non sempre quelle opere che ti hanno colpito e che creano il collegamento sono quelle che poi vanno in mostra, ma sono sicuramente quelle che creano il là e che quindi costruiscono il terreno su cui si va a costruire l'intera mostra. In che modo è stata curata la mostra Devenire per riflettere al meglio la vita e le opere artistiche dell'artista toscano Federico Gori? Questa mostra cerca di raccontare, sì, appunto il lavoro di Federico Gori, e abbiamo scelto ad un certo punto nel percorso di progettazione di questa mostra che fosse una mostra personale appunto di Federico Gori, e quindi lì ci siamo presi l'impegno di raccontare, sì, il concept della mostra, quindi di ragionare su tematiche attuali, su tematiche urgenti, ma al tempo stesso chiaramente di raccontare il percorso di Federico, come si fa appunto, come è abitudine fare nelle mostre personali, cioè bisogna dare un taglio e bisogna cercare di avere una propria rappresentazione del lavoro dell'artista che si sta coinvolgendo. Bisogna tenere in gioco due fattori: uno è il concept della mostra e l'altro appunto dare una bella rappresentazione dell'artista. Vi aspettiamo il 5 ottobre alla Mostra Devenire, mostra personale di Federico Gori in Habitat a Verona. Continuiamo a parlare d'arte e parliamo in particolare di letteratura. Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, è il festival della letteratura delle edizioni Neri Pozza che ha scelto Verona per la sua prima edizione. Un'edizione che vede tanti giovani, un festival dal respiro internazionale che ha coinvolto anche tanti partner che hanno creduto e sostenuto questo importante evento. Ed in particolare oggi andiamo ad incontrare il gruppo Vicenzi che ci racconta il perché ha scelto di sostenere questo importante festival. Da sempre il gruppo Vicenzi sostiene la propria città attraverso anche iniziative culturali. Quest'anno per la prima volta siamo sponsor del Festival Letterario Neri Pozza e lo facciamo certi che un supporto alla cultura possa essere di grande aiuto per la nostra città di Verona e per tutti i cittadini, e possa dare anche rilievo davvero alla città stessa, non solo in Italia ma nel mondo. Il Festival della Letteratura Wunderkammer è uno dei progetti che il gruppo Vicenzi, con il suo marchio al femminile Matilde Vicenzi, ha deciso di sostenere. E il tema di quest'anno è Fusioni, un tema che si avvicina perfettamente al percorso del gruppo Vicenzi. Ne parliamo insieme a Elena Personi Musola. Matilde Vicenzi è il brand storico del gruppo, il brand nato e cresciuto qui a Verona. E Matilde Vicenzi è stata davvero un'imprenditrice antesignana, nel senso che una donna che nel lontano 1905 fondò una piccola laboratorio di pasticceria alle porte di Verona. Ecco che per noi è simbolo questa figura femminile imprenditoriale, non solo di una maestria nell'arte pasticcera, ma anche in tutti quelli che sono poi i valori ad essa connessi. Quindi prendersi cura che ha davvero tante sfaccettature. Sostenere le attività culturali della città è un modo di prendersi cura dei cittadini di Verona e di portare la stessa città nel mondo. Ecco che per noi Matilde Vicenzi è il brand con cui vogliamo andare a rappresentare questo tipo di sostegno, e quindi è stato il brand scelto. Un brand che lo possiamo oramai dire, a breve compierà 120 anni e sarà quindi per noi il prossimo anno un anno davvero, davvero molto importante e che vogliamo anche far vivere alla città.
Il tema del festival quest'anno è Fusioni e ha subito incontrato il nostro interesse, perché Fusioni significa l'intersezione di diverse forme di arte e di cultura e di come ciascuna di queste forme si intersechi e celebri la bellezza in tutte le sue forme. Ecco che se vogliamo anche l'arte pasticcera è una forma di bellezza e davvero per questo ci sentiamo assolutamente in linea con il sostegno a questo tipo di manifestazione. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Noi vi aspettiamo puntuali la prossima settimana per raccontarvi tutte le novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate, vi aspetto!